Bentornati guardiani, io sono Gigi. Ora vado a cercare, vado a fare l'impresa a tracciare le stelle 3. Ah, c'è anche un evento. Va bene. Allora, chiunque sul campo. Aspetta, abbiamo corrotti in arrivo. Se inizio a parlare, chiaramente il gioco sta a far casino. Allora, ok. Tracciare le stelle 3, abbiamo preso solo uno, quello della statua nella sala laterale dell'Araldo, che è dentro là, praticamente, che dovremmo andare poi a trovarne qualcun altro, tipo appunto quello dei teschi, sempre lì di Ankara, dall'Araldo. Però c'è anche qualcosa sicuramente qua all'esterno. Quindi niente, mettiamoci alla ricerca e proviamo a trovarli. Allora, intanto fatemi cambiare magari l'arma, dovrò avere una visuale un po' più lunga. Nah, va bene così, fa lo stesso, tanto poi se li vediamo. Allora, potrebbe esserci qualcosa, perché ce ne dà. Allora, statua rifugiata area Silvia. Boh, mentre che ci siamo magari prendiamo la pattuglia e intanto ci guardiamo intorno. Stavolta mi sa che l'hanno nascosti un po' meglio, o più semplicemente conosco meno il posto, cioè mi è meno familiare più che altro. Allora, e ci dice anche da un punto di vista, ci chiede anche panoramica sul tempio. Il tempio sarà quello, quindi la panoramica qua. Facciamo, vabbè, raccogliamo tutto, tanto sono le taglie da fare, però potrebbe essere là sopra. Non lo so adesso. Allora, facciamo così, vado a prendere, vabbè, ma là sotto c'è il casino, vabbè, vado a prendere la pattuglia. Dove sei, pattuglia? Lì sopra c'è un buco, no? Guarda, guarda che roba, senza volerlo. Meno male che sono venuto a prendere la pattuglia. Sono molti corrotti in questa zona. Ronda i loro razzi. Questa era la panoramica, ok. Perché è questa la panoramica? Si vede meglio da sotto. Da dove ero prima? Comunque, vabbè, no, non cadere così, ok. Allora, quindi siamo alla ricerca del livello inferiore. Il livello inferiore, oppure comunque quello della statua. La statua potrebbe essere quale? Non mi ricordo adesso dove sono le statue qua. Ah, vedo uno che salta di là. Potrebbe essere quello là, quel cosa là sopra. Andiamo a vedere, visto che abbiamo visto uno passare di lì, proviamoci anche noi. Sì, ho sempre questa missione da fare. Si può passare di qua? No, mi sa che devo passare dall'altra parte, vero? No, non posso passare di lì, ci provo io sempre. Non cadere. No, addio. Allora, fammi rientrare, ok? Qual è la strada, cavolo? Ah, c'è una sporgenza dietro, devo passare sotto, di lì. Sì, da questo lato. Vediamo. Che culo quello lì della pattuglia, proprio sto realizzando ancora adesso. Che culo, non l'avevo visto subito dov'era. Ok,
Sì, deve essere lì sopra. Li hanno nascosti meglio stavolta, dai. Qua sopra. Allora, proviamo un salto per capire dove possiamo andare. No, no, no. Ok. Fermati. Qui c'è... No. Ok. Eccolo lì, vedi, era... È questa la statua. Adesso me ne accerto, eh. Ok. Statua, sì, ok. Il primo. Adesso il livello, ragazzi, sono così stamattina. Il livello inferiore, che dovrebbe essere un buco da qualche parte là sotto. Dove posso passare? Allora, intanto, vabbè, fatemi controllare. Non c'è niente. Allora, cerchiamo di accorciare la strada. No, vola così, bravissima. Ok. Allora, il nostro livello inferiore dove dovrebbe essere? Ah, intanto è vero, devo fare anche le uccisioni col fucile. Forse siamo sulla buona strada. No. Che c'è, mi ricordo una gradinata da qualche parte che scende, ma non ho proprio idea adesso dove si trovi. Però va bene, noi facciamo, stiamo al più in basso, ogni strada che va giù noi la seguiamo, facciamo così. Ok, abbiamo finito i colpi. Allora, dovrebbe essere là sotto, sì. Andiamo a vedere. È simpatica sta ricerca, ci sta. Mi piace come passaggio. Poi, mi piace meno la favola che andiamo ad ascoltare poi. Ah, guarda che me lo segna, me lo sta segnando già dove sei. Eccoti qua. Basta. Ok, allora questo è... il livello inferiore. Allora ci mancano solo più i teschi e bisogna entrare dentro il cavolo del tempio. Ok, bisogna tornare su. Se non sbaglio si passa anche di qua, vero? Ah! Maledetto, prima o poi... Ah, vabbè, potevo usare la spada, che devo fare anche lì le uccisioni. Che cavolo è il tempio? Sono perso. Lì sopra. Allora di qua. Maledetti. Tornerò a vendicarmi. Salve. Chi era? Non l'ho neanche visto. No, lascia stare, non c'ho voglia di raccogliere materiali. Ho già questi. Si sale. No, ma da dove cavolo devo passare per salire ancora? Possibile che ce la faccio da qua? Forse da lì? Ah no, cioè sono...
Ah, ho capito dove mi trovo. Ok, sparo. Sparo a casaccio stamattina. No, non volevo, vabbè, fa lo stesso. Allora, devo salire sopra. Qui è dove... Sì, dove c'è il... come cavolo si chiama? La zona segreta. O sbaglio. Mamma mia, come mi perdo facilmente questa zona. Prendiamo il rametto. Allora, ok, comunque siamo nella direzione giusta. Allora, i teschi, dove cavolo sono i teschi? Ah no, è di là. Lasciamogli un omaggio. E via. Facciamo così. Allora, i teschi. La porta di qua, andiamo. Che poi è lo stesso. Là, vabbè. Rifugio dell'araldo. Ok, ci siamo dentro. Da qui in avanti dobbiamo trovare dei teschi o qualcosa di simile. Proviamo a vedere qua avanti, ma essere qua sotto, non mi ricordo, boh. O là sotto? Allora, là c'è una statua, io scenderei subito sotto a sto punto. Qui c'è... potrebbe essere là, però prima... Boh, buttiamoci. Beh, che per chi frequentava sicuramente questo posto più spesso di me... sarà stato più facile trovarli. Comunque non è difficile, via. È inutile fare una guida, è inutile fare... basta girare e li trovi. Vediamo poi i collezionabili del prossimo DLC, magari come per i pinguini del Oltre la Luce rifaccio una guida. Allora, lo metto. Guardalo lì, trovato. Hai dato fastidio, eh? Ok, fatto. Nuova fase. Terminale Atlante attivo. Allora, accedi all'ermo tramite il navigatore. Ok, dobbiamo andare a vedere, a sentire la fiaba. E andiamo a farlo subito, dai. Cos'era che è comparso? Ah sì, ho preso il messaggio interrotto.
mentre che ho preso le taglie ho fatto anche quello. Una vuota incoronazione. Allora, intanto fammi vedere solo una cosa. Ah sì, devo cambiare, vabbè, uno ne ho. Andiamo prima all'helm. Faccio tutto quello che c'è da fare e poi andiamo a ascoltare la favola. Che poi come viene raccontata è assolutamente inquietante. Sembra un pazzo che ti racconta qualcosa dopo che ti ha legato prima di scannarti. Perché? È proprio inquietante il corvo. Ok, siamo arrivati. Allora, vabbè, facciamo così, va. Mentre siamo qui, incomincio a farne concentrarne uno. Cosa mi manca? Facciamo disciplina. Disciplina, dai, tanto ne ho tanti, 600. Vediamo solo se me li sta segnando. Dove cavolo li metti già? Qua. Terza settimana. Non ricordo più. Ah, ingrami ambrosi concentrati, solo 3. Vabbè, ok, tanto per. Poi mi sono perso, eccolo lì. Svuotiamo questo. Ah, bene. Andiamo a vedere se ci sono le taglie, ma mi sembra che l'ho già prese ieri, quando è ricominciata la settimana, difatti. Qua posso fare qualcosa? Sì, quanto mi costa? Allora, 400, 400, raccolta abbondanza stellare, oltre a lì. Questo è comodo però, sta roba. Vediamo se riesco, no. Iniziamo con questi. Questo è sempre 400, sì. Che poi ci serviranno quando andiamo a cercare la tecnide, così magari riusciamo a fare anche qualche segreto. Un tronfo. Ok, adesso ne ho veramente pochi però di traiettoria. Beh, prendiamo questo mentre siamo lì. Ok, guardiamo solo il trionfo. Sì, tutte le volte al contrario, schiaccio sempre il tasto quello che non mi serve. Era questa, potenza al massimo. Ok. Sì, era lui. Va bene. E andiamo a ascoltare la fiaba. Una vuota incoronazione. 3. Parte terza. Ok, vediamo se... Non so, andrà... Vedremo, forse 4 parti servono. 4 volte bisognerà fare questa raccolta di cose. Ok, allora, 2 le abbiamo fatte. Mi sembra che ci sono altri 2 posti. Però adesso facciamo... il terzo. Allora, 1, 2 è fatto. Avvicinati qua che... e poi ti segna questo? No, questo? Ok, depositiamo. Reg temeva che il loro canto avesse attirato l'attenzione della tempesta e studiò un piano affinché lo stormo lasciasse la cavità. Si defilò per escogitarlo. La separazione fu un dolore per Ager. Prevedibile. Incapace di reggere la solitudine, Ager spiccò il volo. Lassù, l'aria aperta lo cullava come avvolgenti nastre di tela di stella. Trovò pace nell'assordante impeto del vento sulle piume. Una volta trovata una nuova casa, Rega lo avrebbe amato come lui amava lei.
gli avrebbe offerto lo scettro che la loro madre aveva creato per lui. Lo scettro che Rega custodiva egoisticamente. Ma mentre si avvicinava al margine della foresta, scese la notte e un tuono scosse il suo cuore. Hajar vide una vasta tempesta formarsi all'orizzonte. Se avesse avuto lo scettro, avrebbe potuto combattere. Invece, ascoltò, sforzandosi di sentire tra i tuoni il flebile battito del cuore gemello di Rega. Attraverso fulmini e caos, lo seguì fino a casa. Hajar raccontò a Rega della tempesta, del margine della foresta e dei luccicanti bulbi di luce stellare che si scontravano in alto. Lei non lo rimproverò, né lo disse alla madre. Ascoltò e valutò le opportunità nel suo racconto. Gratitudine. Pensa un po'. Fatto. In un'altra vita avrei nominato Uldren governatore delle terre di confine dell'atollo per espandere e collegare il regno sotto la mia guida. Con in pugno lo scettro di Hajar. Lo avrebbe usato per aprire porte e sfidare nemici che era meglio lasciare in pace. Non era dissimile da un guardiano e sarebbe morto prima della sua ora. La caduta di Uldren era un evento prestabilito. Così nascosi lo scettro e gli diedi qualcosa di sicuro da seguire. Spesso deviava da quel percorso. Ok. Cioè, non sono sicuro se alla fine sorgono più domande che risposte.